È la prova generale della giostra del Saracino dedicata a Enzo Pecchi e dunque la prima prova generale di questo 2017. È partito Ilia Pineschi, la sua prima prova generale. Carriera sembra sì, troppo lenta, devo sì, essere sincero, sì. Poi ci sarà il cronometro che stabilisce, sì. Però un 4. 4 l'ho detto. Sì, sì. È sembrata solo un po' lenta, però a volte la falcata del cavallo può anche fregare. Il primo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 4. 4. Ma è vedi? Carriera lenta. Sì. Carriera lenta. 2. Dimezzato il punteggio. L'impressione che aveva avuto era quella, ma magari non lo so, ma magari hanno fatto per far esordire Elia, può darsi una mossa anche studiata, no? Lorenzo Vanneschi, dopo il 2 di Elia Pineschi, un 4 è diventato 2 per la carriera lenta. Attenzione, adesso è partito Lorenzo Vanneschi. Partito bene, galoppo sinistro, carriera giusta, perfetta, vediamo se ce la fa. 5, ce l'ha fatta. 5. 5 per Lorenzo Vanneschi. Bravo Lorenzo, una carriera perfetta e ha confermato quello che ha fatto in settimana, il 5 di ieri, perfetto. Molto concentrato Gabriele Innocenti e adesso può andare, è partito. Un po' col brivido. Largo, poi la ripresa però, la ripresa. 5. E fa 5 anche lui. Ha marcato punti 4. Colpo di scena, colpo di scena. Da qui sembrava 5, eh. Da qui sembrava 5. Sembrava pieno, tra l'altro. Sì, sì, sì. Invece, evidentemente. Sì, perché poi non vedo che protestano. I figuranti di Porta del Foro non stanno protestando, quindi. Quindi lo hanno visto bene, forse. Francesco Cossi è partito. Molto bene, è partito molto bene. Il cavallo sta andando benissimo, ha tutte le condizioni per farlo. Ce lo fa, stavolta sì. Questa volta sì. Ed è bellissimo, bello, pieno. Questo bellissimo giro. Stiamo caldi perché sennò, però mi sembra veramente pieno. Andrea Bennati, parte anche lui. Partito un po' sotto, Martino abbiamo visto l'ha mandato molto sotto. Vediamo adesso, forse no. No. Ha marcato punti 3. Sì, purtroppo come abbiamo visto era Enrico. E punteggio inferiore. È partito Jacopo Francoia. E siamo a 4. 4, come dicevo il quartiere ha deciso di mandarla al 4. Abbiamo visto che ha perso per un attimo la lancia ma l'ha ripresa al volo. Bravo Jacopo, ci ha messo tutta la grinta. È partito Adalberto Cauco. Saltato la riga come all'inizio ma non dovrebbe creare problemi. Ha cambiato galoppo il cavallo. Vediamolo. No, è un po' alto. C'è stato un po' di problemi nella carriera, a parte che applaudono comunque giustamente, sì. Per incoraggiamento, perché comunque ha saltato la riga bianca e poi ha cambiato galoppo a metà carriera il cavallo. Ha marcato punti 4 per lui. Tommaso Marmorini, carriera dritta lineare, può essere la carriera decisiva. Si allarga un po' il cavallo però, si allarga un po'. Infatti no, 4 verticale. 4. Quindi spagheggio con Porta Crucifisso. Si è allargato molto, molto davanti al burato. Non so perché il motivo, ma è un 4 verticale. Lorenzo Vanneschi è partito. Partito di sinistra anche questa volta, carriera lineare, molto bella. Lorenzo, vediamo se si ripete. 5. Si ripete ancora. Un altro 5. Si ripete. 5 pieno. Serata eccezionale per Lorenzo Vanneschi che fa il double 2-5. Bellissima provaccia, grande Lorenzo. Siamo. E può andare Francesco partito. Cossi, partito. Partito molto bene. Carriera lineare giustissima. Vediamo l'impatto. No. Porta Crucifera ha vinto la prova generale dedicata a Enzo Pecchi. Non ce l'ha fatta Francesco Cossi a prendersi il pomodoro per la seconda volta, come invece è riuscito a fare Lorenzo Vanneschi. Ha marcato punti 2 e quindi dopo lo spareggio
Porta Crucifera vince la prova generale dedicata a Enzo Vecchi, Carlo Farsetti. Allora che provaccia abbiamo visto? Ma secondo me molto bella, molto bella. E peccato per Sant'Andrea, comunque punteggi molto alti, come siamo abituati a vedere negli ultimi anni e fin da giugno poi tra l'altro. Il sindaco sta consegnando la targa al quartiere, dicevo, non come l'anno scorso che nelle prove generali, anche nelle prove generali c'era il balcone, invece per la prova generale è più semplice, si torna all'antica. Si torna all'antica, a me mi piace di più, scusate se lo dico, però la soluzione del balcone ancora non mi convince.